Qual è la situazione a Borgo Mercato? Ma i danni sono più che altro nelle cantine, qui l'acqua è arrivata solo nelle cantine per fortuna e niente, ci ha distrutto tutto, ma... Acqua, fango? Sì, acqua, fango, però si è limitata alla cantina, ecco, quindi stiamo buttando via tutto, ma è così. Una stima dei danni? Non ti so dire, tutto praticamente stiamo buttando. C'è ancora parecchio fango? Sì, noi in cantina ne abbiamo ancora perché i vigili del fuoco non sono riusciti a togliere tutta l'acqua. Adesso vediamo con delle pompe che andiamo a prendere noi di toglierla. Quanti giorni è che cercate di ripulire? 3 giorni. Frazione Tetti Piatti e Moncalieri, qual è la situazione? Terribile. Abbiamo avuto un'ondata d'acqua pazzesca. Non solo, è arrivata improvvisamente, ha distrutto tutto, compreso i muri delle case, delle fondamenta. Non so se ci daranno ancora l'abitabilità. Da quant'è che spalate, che ripulite? Dalle ore 3:40 di venerdì, quando sono stata avvisata che arrivava l'ondata di piena. A che altezza è arrivata l'acqua? È arrivata a coprire tutti i muretti. È entrata dal campo e ci ha sommersi completamente. La stima dei danni? Non lo sappiamo, in questo momento non lo sappiamo, non abbiamo più nulla. Quello che è sotto e quello che è a pian terreno non abbiamo più niente. Vi sta aiutando la protezione civile? La protezione civile e i vigili del fuoco, altri non abbiamo visto nessuno. Frazione Tagliaferro, qual è la situazione? Che sotto si è riempita tutta la cantina, cioè 2,90 m d'acqua, e in più ho 1 metro d'acqua oltre il livello sopra nel negozio. E c'è tutti i macchinari andati. Stamattina ne ho trovato di nuovo 1,20 m, 1,10 m circa, 1,20 m. Fino a quando si dovrà pulire? Secondo me qui ogni giorno, il minimo per 15-20 giorni, l'acqua risalirà di nuovo. Un ammontare dei danni? Ma secondo me si va verso 30-40 mila euro. Qual è la situazione della vostra attività commerciale a Tagliaferro? Fermo, drastica, per carità. Già dei colleghi mi hanno dato il loro appoggio, quello che riguarda i servizi, perché le famiglie non per questo, diciamo, abbandonano. Cerchiamo di riprenderci ricostruendo il tutto. Ci sono parecchi danni? Sì, tutto buttato. Perché inizialmente i feretri erano in Corso Trieste, dove ho la sede legale, nel magazzino sotto. Abbiamo portato tutto qua la sera di venerdì sera, perché là era stato già alluvionato, cresciuto il sangone, e sabato mattina qua ci ha distrutto tutto. State ancora spalando, state ancora togliendo il fango, l'acqua? Sì, sì, le macchine sono tutte da buttare via, i mezzi di lavoro, i mezzi privati, i mobili sono tutti stati buttati. Stiamo già ricomprando tutto e si riparte.